A tutti e a tutte, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Sono felicissima di essere tornata a fare video. Sono stata un po' assente qui da YouTube perché mia nonna non è stata molto bene, però adesso sono felicissima perché sta meglio. Mi torno a fare video. Ho preso questa pausa, questo tempo un po' per me, per stare vicino a lei e per dedicare un po' del mio tempo a fargli appunto compagnia, però sono felicissima perché appunto sta meglio, adesso vive con me, condividiamo la casa insieme e essendo molto legata a lei, stiamo molto bene insieme fin da quando sono piccola. E quindi per me è un grande motivo di felicità. E io sono sempre qua, leggo, studio. In questo periodo mi sto dedicando molto allo studio perché comunque sono al liceo e ci tengo a studiare, non tanto per i voti o cose del genere, ma anche per il semplice piacere di imparare. Ci sono un po' di interrogazioni e di verifiche, però del resto la scuola è così. Ho letto in questo periodo ho letto molto. Sapete che leggere è una delle mie più grandi passioni. Ho letto Bianco come il latte, rosso come il sangue, che è una consegna scolastica e mi è piaciuto molto. Avevo visto anche il film, ma devo dire che il libro è ancora più bello, quindi leggetelo se non l'avete letto, vi consiglio di leggerlo. E adesso sto leggendo Io prima di te, e anche di quello ho visto il film una sera con mia cugina. Abbiamo fatto proprio una serata cinema e eravamo emozionatissime tutte e due. È molto triste come film, però lei me l'ha fatto vedere apposta perché sa che a me piacciono molto quei film un po' tristi, un po' romantici, barra tristi perché lasciano comunque delle emozioni e mi ha regalato anche il libro che appunto sto leggendo. E volevo farvi una proposta, se vi piace l'idea come prossimo video volevo, ci tenevo tanto, ma proprio tanto, a farvi conoscere mia nonna. Quindi pensavo che se volete potete lasciare delle domande per un ask che farò con lei nel prossimo video. Voi basta che le mettiate qui nei commenti e noi nel prossimo video le risponderemo. E anche mia nonna sarà appunto parteciperà all'ask. Vi consiglio di farle molte domande perché lei è davvero molto affascinata da YouTube e da tutte queste cose. Non le sembra vero il fatto che io possa parlare con voi, in un certo senso con il mondo esterno. Non le sembra vero che qualcuno possa vedere i miei video che io registro attraverso una telecamera, e quindi mi faceva piacere soprattutto che voi la conosciate, ma anche per farle vivere questa esperienza di stare in contatto con Detta un po' al mondo esterno, visto che poi queste cose la sorprendono tanto, rimane sempre sorpresa, dice: "Ma dimmi te, stai parlando con un video, in un video puoi parlare le tue amicizie", cioè rimane sempre molto stupita. E quindi mi faceva piacere, insomma, farle vivere questa esperienza.
Niente, se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Che è un po' corto, però insomma, dopo questo tempo in cui non facevo video, ho deciso di fare un video molto tranquillo in cui chiacchieravo, in cui vi raccontavo che cosa avevo fatto in quest'ultimo periodo. Aspetto davvero tante domande per l'ask mio e di mia nonna, ci tengo davvero tanto a farlo. Quindi spero che vi piaccia l'idea. Io saluto Val, Bo, Fata, Flora, Fata, piena di fantasia, Grit Simpson e Love Game. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!